Ciao a tutti, bentornati al mio canale, io sono Gerly e sì, come avete letto nel titolo, oggi vi starò parlando di quello che è successo dopo l'intervista di Meghan e di Harry che hanno fatto con Oprah. Ma prima di questo lasciami dirti che in questo canale parliamo di moda, bellezza, facciamo qualche review, faccio video ASMR e anche video gossip. E quindi detto tutto questo, iniziamo! Nel video precedente vi ho portato il riassunto dell'intervista che ha fatto Oprah a Meghan e Harry, comunque ve la starò lasciando qua sopra e anche a fine video la potete trovare. Invece oggi andremo a trattare due punti in cui sembra che abbiano detto come che delle bugie, cioè cose che sono state smentite. Il punto numero uno a trattare, che è un punto molto importante che hanno smentito, riguarda al fatto de che Meghan nell'intervista ha detto che loro avevano avuto due nozze, già sia quella privata e quella che abbiamo visto tutti. Riguardo alle prime nozze, Meghan ha detto che è stata celebrata in giardino e di maniera privata, loro hanno scambiato i voti. Apro parentesi qua e vi dico che i voti lei nell'intervista ha detto che sono incorniciati nella loro cucina. E chiudendo il parentesi continuo con quello che è successo. Allora, Meghan ha detto che questa unione, cioè che questo matrimonio, o il loro primo matrimonio, è stato eseguito dallo stesso arcivescovo che li ha sposati in chiesa, che sarebbe quella celebrazione che abbiamo visto tutti quanti, cioè che ha visto tutto il mondo. Risulta che ieri, cioè al momento che io sto facendo questo video, questo arcivescovo ha smentito questa affermazione fatta da Meghan nell'intervista. Lui ha detto che non è stato realizzato nessun matrimonio, che lui aveva soltanto parlato con loro due di maniera privata nel giardino al riguardo delle nozze, come dovevano fare una cosa del genere. Lui assicura che non è stato realizzato nessun matrimonio fino al giorno dell'evento, cioè che lui li ha sposati una sola volta. Ha detto anche che la Chiesa d'Inghilterra ha bisogno di due testimoni per validare questa unione e che il matrimonio deve celebrarsi in un luogo di culto certificato, quindi è impossibile che loro due si siano sposati nel giardino dietro a casa loro. Vorrei sapere giù sotto nei commenti cosa ne pensate di questo qua e perché Meghan ha mentito, perché ha detto questa cosa o se che l'arcivescovo sta mentendo, qua uno dei due sta dicendo la verità. Ok, adesso parliamo del punto numero 2 e riguarda ad Harry. Harry nell'intervista ha detto che tanto suo padre come suo fratello sono intrappolati nel sistema. Di già vi devo dire che un giorno dopo o due giorni dopo l'intervista che hanno fatto Meghan ed Harry, già la Casa Reale aveva rilasciato una dichiarazione, va bene, vi la starò lasciando qua davanti nel display. La regina non ha parlato, ancora non ha detto niente. Il principe Carlo nemmeno ha parlato, ma quello che ha parlato è stato il principe William, cioè il fratello di Harry. A lui gli hanno fatto due domande mentre camminava. La prima domanda che gli hanno fatto è che se c'è del razzismo lì nel palazzo, nella loro famiglia, cioè i royal sono razzisti, e lui ha risposto di no, che la sua famiglia, ovvero i royal, non sono razzisti. E poi la seconda domanda è che si già aveva parlato col suo fratello dopo l'intervista. E lui ha risposto che ancora non ha parlato con lui, ma che di sicuro lo farà.
A quanto pare questa frase, di sicuro lo farà, sembra che già è successo, cioè a quanto pare e già loro hanno parlato, cioè al momento di oggi che io sto registrando questo video e loro già hanno parlato. Loro già si sono sentiti, non sappiamo, immagino sia per telefono o tramite email, ancora non si sa, perché in un programma di TV statunitense un'amica della coppia, che a quanto pare è molto amica di Oprah e a quanto pare è stata nel baby shower di Meghan, ha detto che loro già avevano parlato, ha detto che anche se la conversazione tra loro due non è stata produttiva, il palazzo è soddisfatto. Cioè, a quanto pare, qualcosina lì si stanno mettendo un po' a posto le cose. Questa giornalista che sta in questo programma qua ha detto anche che i Royal ancora non hanno contattato con Meghan dopo che lei ha parlato apertamente di come si è sentita, di quello che è successo, di tutte quelle cose che lei ci ha raccontato, che ha vissuto lei mentre stava là nell'Inghilterra. Nel programma si è anche parlato del volere di Meghan e di Harry che la casa reale fermi i tabloid britannici di tutte le accuse razziste, di tutte quelle cose che hanno detto brutte, perché davvero a volte i tabloid sono un po' cattivi. In pratica sia Meghan che Harry vogliono che intervenga la regina o chi può avere questo potere di fermare i tabloid britannici per non sparlare più sia di Meghan sia di Harry. Già sappiamo che cosa è successo con Diana e sappiamo che i tabloid britannici possono essere un po' cattivi tra virgolette, tanto gossip, tanto dramma e a volte non porta bene. Hanno sparlato anche di Kate, della famiglia di Kate. La famiglia di Kate è stata calpestata, cioè hanno passato lo straccio, diciamo, con lei e con la sua famiglia là. E ovviamente Meghan non vuole questo, però secondo me questo già non dipende dalla corona, cioè già non dipende dalla regina e le cose che escano sui giornali e su questi siti lì. Va bene, so che il video è stato un po' corto e volevo portarvi questa informazione, perché ho visto che il video precedente è piaciuto molto, so che siete interessati. Il video finisce qua, se ti piace il mio canale iscriviti perché continuerò a fare queste rubriche di gossip, regalami un like se il video ti è piaciuto e aspetto giù sotto un commento cosa ne pensate, soprattutto di quello che hanno detto che l'arcivescovo le aveva sposate in giardino di casa. E speriamo che le cose si mettano a posto tra le famiglie, perché va bene, può capitare che dentro la famiglia ci siano dei piccoli problemi che possono essere messi a posto. Io intanto il video lo lascio qua, vi mando tanti besitos e ci vediamo prossimamente ad un prossimo video. Ciao!